come va questo passaggio da un centrocampo a tre? C'era da lavorare, si è visto anche oggi. C'era da lavorare, dobbiamo fare in fretta perché il campionato non manca tanto, le partite quelle vere. Però lo stiamo facendo e come detto, c'era da lavorare, c'era da migliorare. Poi con la condizione, penso che quando la condizione crescerà i movimenti saranno più facili da fare e basta. Poi penso che se un giocatore sa giocare, può giocare a 2, a 3, non, per me i moduli contano poco. Senti, oggi tu sei uno di quelli che mi ha convinto di più. Primo tempo che non mi è piaciuto. No, ma io te lo dico chiaramente. Sai, se non mi avevi convinto te lo dicevo lo stesso. Mi ha convinto per l'interpretazione del ruolo in questo centrocampo a 2, per la grinta, per la tempestività negli interventi e anche per qualche intervento cattivo che in questo girone non guasta. Non guasta mai qualche intervento cattivo, però al di là di questo, come ho detto, è normale che possano uscire partite poco brillanti, no, inizio stagione, però come ci dice sempre il mister, una squadra che vuole arrivare in fondo deve costruire una mentalità che passa anche da queste giornate e ci prendiamo le cose positive che il fatto di aver ripreso una partita alla fine, pur in una giornata non brillante, perché è inutile negarlo, ma ci portiamo a casa questo di positivo, con tutte le altre cose che dobbiamo migliorare, me compreso, perché al di là di qualche intervento bisogna migliorare anche a giocare la palla, a gestirla e miglioreremo, sono convinto. Senti, partita panchina corta oggi, pochi cambi, quindi parecchi, avete dovuto fare 90 minuti, non è un attenuante, un alibi, insomma, però forse magari ha inciso un pochino sul ritmo basso, soprattutto il primo tempo. Sì, però penso che ci serve, perché come ho detto, mette minutaggio importante, ma non manca molto ormai, poi non si scherza più e basta, dopo sarebbe prendersi alibi. Oggi non siamo stati brillanti, non abbiamo fatto una partita brillante e serve far di più. Penso che un gruppo intelligente, una squadra forte, riesca a capire quando cambiare marcia e penso che adesso è arrivato il momento di iniziare a essere un pochino più brillanti, più concentrati, perché come ho detto il campionato è alle porte e arriva in fretta. Si diceva con il mister prima, il campo è pesante ed è annebbiato, probabilmente il lavoro doppio fatto due sedute ieri hanno un po' condizionato questo. Sì, però te l'ho detto, sono alibi, nel senso che anche il Gubbio, non è che penso che anche loro stiano facendo allenamenti pesanti. È normale non essere brillanti, ma come ho detto, queste partite servono per trovare la mentalità giusta nelle difficoltà, perché andremo su campi difficili e non sempre potremo fare una partita in cui giocheremo palla a terra o saremo belli. E riuscire a vincere queste partite saranno quelle che faranno la differenza a fine campionato, se riusciremo a essere avanti o no. Di Fabrizio, sia l'anno scorso che in queste tre uscite di precampionato che contano il giusto, sembra che la squadra abbia bisogno di un colpo per svegliarsi, perché si atterra con quella serenità, anche oggi è andata sotto, una pareggiata, vabbè, poi quella serenità. Magari è questo un punto su cui lavorare, perché sia il mister che te avete parlato di mentalità. Sì, infatti io, il mister dice una cosa che mi piace, che la differenza dei giocatori è nell'ultimo pezzo qua, ed è la verità, nel senso che la mentalità fa tutto e ci dobbiamo arrivare in tutti i modi, in ogni modo, perché è inutile nasconderci. Non abbiamo alibi, dobbiamo e vogliamo fare un campionato di vertice, ma purtroppo non si fa con le chiacchiere e si fa cambiando le piccole cose, perché l'anno scorso non abbiamo fatto ridere, però ci sono mancate magari alcune piccole cose di mentalità che dopo fanno una grande differenza e speriamo e vogliamo trovarle quest'anno con l'aiuto anche del mister. Questa cattiveria agonistica, abbiamo visto un po' più sottotono rispetto al Gubbio, che sembrava come la giustifica. Ma è normale che chi affronta la Ternana è sempre agguerrito, vuole sempre fare la partita della vita e noi lo sappiamo e dobbiamo farci trovare pronti. Poi bisogna dare il giusto peso a tutte le partite, è normale che non dobbiamo essere soddisfatti da quello di oggi, però io sono convinto e credo nei miei compagni che quando inizieremo a farsi sul serio saremo pronti e ci saremo.
però io ci credo, dopo contare i fatti le chiacchiere stanno a zero, io voglio essere fiducioso e lo sono.